Eccoci a questa escursione in Val Tournans, sopra la Magdalena, partenza da Taz, col Pilaz, Monte Tantané, 2734 metri, poi un lungo traverso fino al colle della Portola e tornati ad Artaz. Il tracciato lo trovi in descrizione. Qui stiamo arrivando con la macchina alla Magdalene, siamo in Val Tournans. Più precisamente la partenza ad Artaz, una frazione sopra la Magdalene, a 1700 metri circa. Appena alzati vediamo il panorama delle montagne valdostane, il Monte Miglius in particolare. Da quest'altra angolatura altre montagne, la Becca d'Aver spicca in particolare. Ci alziamo contornando Laghetti e Larici. Tanti fiori sono presenti lungo tutto il tracciato, talvolta sembra di camminare su un tappeto di fiori. Arriviamo al colle Pilaz dove c'è la grande panchina. Si sente piccoli seduti lì sopra, soprattutto perché dietro di noi appare la mole del Cervino e le montagne della Val d'Aosta. Si continua nel bosco di Larici, ogni tanto si attraversa un torrentello d'acqua. E si costeggia qualche lago. Il panorama via via è più ampio, il Cervino là in fondo, il Monte Tantané si avvicina. Ecco questo bel sentiero che traversa tutto sotto la vetta del Monte Tantané. E infine si sale per la cresta, con lo sguardo che si amplia sul panorama, sulla valle. Ecco la vetta del monte con la croce di cima e la foto di rito. Lasciato il Monte Tantané si continua per questa lunga cresta che raggiunge il crinale con la Val d'Aias. E infine si raggiunge il Colle della Portola, là davanti il Monte Zerbion. Colle della Portola 2410 metri. Lasciato il colle ci si avvia per tornare ad Artaz. Ogni tanto è giusto anche fermarsi e guardarsi intorno a noi. Bosco di Larici conclude il nostro cammino. Grazie se hai voluto vedere questo video, ti auguro buona giornata, mi raccomando iscriviti se non l'hai fatto, ciao ciao ciao.